Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Peccato, peccato, Juventus Hellas finisce 1-1. Peccato perché, a differenza di quello che è stato il pareggio contro il Crotone, in cui si diceva sì, cavolo, è un punto guadagnato e non 2 punti persi, oggi sono 2 punti persi perché la Juventus poteva benissimo vincere queste partite. Poi ci sono diverse motivazioni per le quali la Juventus non ha vinto, però mi soffermerei prima di tutto sullo stato d'animo che è, cavolo, è un dispiacere perché veramente questa partita poteva tranquillamente finire, dico 2-1 se non di più, ma perlomeno un 2-1 che portasse a casa, insomma, 2 o 3 punti. È un peccato, ma andiamo a vedere un po' com'è la partita. L'Hellas va detta, una squadra che non si è arresa, una squadra che ha giocato, ha fatto la sua partita, quindi questa cosa qua mi fa piacere perché vuol dire che contro la Juventus, a differenza di come la pensano in molti, le squadre giocano anche se sono più piccole. L'Hellas ha giocato molto bene, specie nel primo tempo, nel senso che nel primo tempo le due squadre sono state equivalenti, uguali. Da una parte un Hellas più propositivo, dall'altra parte una Juventus più non attendista, ma comunque che ha difeso di più, partiti con contropiedi di più e si è scatenata meno. Nel secondo tempo, in realtà, dopo quello che è stato il gol dell'Hellas, la Juventus ha dominato in lungo e in largo quella fascia di secondo tempo, quell'ultima mezz'ora. Nel complesso, la Juventus ha fatto meglio perché ha creato più occasioni, ma soprattutto più occasioni pericolose. Perché se guardiamo nell'insieme i 90 minuti, vediamo due traverse. Io tralascerei i gol annullati perché uno per parte, poi chiaramente i millimetri danno fastidio, però tralascerei questa cosa qua. Guarderei a quelle che sono state le occasioni nitide che potevamo portare a casa, due traverse ragazzi, perché mi sono arrivate due bombe tirate sulla traversa che se riprovi fai gol. Traverse, ma anche altre azioni parate del portiere, gli ultimi 15-20 minuti sono diverse parate del portiere in condizioni non facili. Quindi Juventus ha cercato la vittoria, quindi non si può dire nulla ragazzi da questo punto di vista. Però è anche vero che poi un pareggio, il gol subito, il pareggio di per sé arriva. Puoi parlare di sfiga, puoi parlare dei gol millimetrici annullati, però poi ci sono sempre degli errori che portano la Juventus a non vincere. Perché al di là di tutto bastava 1-0, eravamo comunque contenti, 3 punti e morta là. In questa non mi piace attaccare i giocatori, però è anche vero che oggi si è visto un gol che abbiamo preso da Polli per un passaggio inizialmente che parte da Bernardeschi, la squadra è scollata perché era anche spostata in avanti, prendiamo gol da Favilli, tra l'altro Favilli che pare che si sia anche fatto male dopo, quindi cioè, è tipo entrato, ha fatto gol, è uscito per infortunio, quindi non veramente rischi di rovinare come sempre una partita, adesso abbiamo il Barcellona che è sicuramente il più probante del Verona, ma rischi di rovinare una partita semplicemente per un errore, bisogna stare attenti su questo, specie quando la Juventus ha l'obiettivo di giocare molto in avanti, spostata in avanti, quindi gli errori tecnici vanno eliminati o perlomeno quasi azzerati, altrimenti poi si rischia di perdere punti che sono fo molto fondamentali, specie con le squadre più piccole, perché ripeto, i campionati si vincono con le squadre contro le squadre più piccole, non collezionando i pochi punti degli scontri diretti contro le big. Quindi questa cosa qua deve anche metterci in moderato allarme, siamo alla quinta giornata, però chiaramente questi errori qua puoi sempre ripeterli, spero che crescendo insieme come squadra si possano eliminare. La Juventus ha fatto una partita comunque in crescendo, perché se guardate le prestazioni dei singoli, anche quelli che magari al primo tempo ti lasciavano un po' scettico, sono cresciute. Io penso a un Dybala. Dybala ha fatto un primo tempo in cui non mi è piaciuto, non è ancora in formissimo, bisogna dire la verità, e qui effettivamente mi stupisce il fatto che si sia lamentato ancora per quella partita del Crotone, quando in realtà si vede che non è nella top della forma, però il secondo tempo è cresciuto, forse di motivazioni, di convinzioni, forse anche di forma, alla fine non sta poi così male. Ha fatto una partita intera e ha giocato alla fine da benino a molto bene. Poi chiaramente conta anche il fatto che il gol non sono arrivate, peccato lui la traversa, ma questo è un altro conto. Quindi Dybala una partita sufficiente in crescendo, non grandi voti, perché comunque si sbilancia una partita bruttina, bene però, insomma non benissimo, primo tempo è una partita decisamente migliore. Guardando a quelli che hanno fatto proprio bene, ai quali non si può dire nulla, sono prima Morata, ha fatto una partita bestiale, un gol annullato, ha fatto anche altre occasioni, tra tiri, colpi di testa. Morata sta giocando benissimo, è veramente, cioè, ben venga, spero che sia così, che non si rompa mai, sia chiaro. Kulusevski che ha fatto il gol del pareggio, ha fatto un gol fantastico, un giocatore che sa come usare il corpo. Ho fatto un tweet sul fatto che Kulusevski non solo sa giocare con la palla tra i piedi, che ok, i calciatori devono farlo, ma sa usare il corpo. Cioè, il fatto di mettere a disagio il difensore avversario nell'uno contro uno solo col movimento del corpo è da fenomeni o potenzialità. Questa è la mia visione un po' del calcio, insomma. E oltre a loro due, cioè appunto Kulusevski e Moratti, vorrei menzionare Danilo. Perché Danilo ha fatto una partita sontuosa dal punto di vista difensivo e anche di impostazione. Danilo è un giocatore che viene spesso accusato di essere scarso, di
di far male, in realtà è più un preconcetto che nasce da vicende passate che non voglio riproporre, però Danilo sta giocando veramente molto bene questa parte di campionato, in questo ruolo di terzo di difesa, perché altro non è questo, poi arretra come terzino, quando c'è la fase difensiva è ok, però di per sé è un terzo di difesa, insomma un po' in questa difesa 3, quindi molto bene Danilo. Il resto credo che sia cresciuto insieme alla squadra, cioè una squadra che non ha fatto un buonissimo primo tempo, molto meglio il secondo, e tutti quelli che non sono stati sempre lineari dall'inizio alla fine sono stati in crescita nel secondo tempo. Purtroppo pecca, l'unica pecca al di là di tutto è Bernardeschi, non ha giocato bene, a me dispiace veramente, non voglio attaccare Bernardeschi con i vari epiteti che gli vengono affiliati, però è anche vero che ha giocato male, al di là del gol di per sé non ha dato quella convinzione, anche se nel primo tempo non stava facendo malissimo, però non posso promuoverlo. E dispiace, è un giorno comunque questa comunque tanta sfiga oggi, perché tra i gol annullati per fuorigioco millimetrici, tra i pali, le traverse, meglio dire, tra i gol non riusciti, poi c'è anche l'infortunio di Bonucci che non si rompe mai, quando è che si rompe quando siamo praticamente con un solo difensore che è di Miral. Ora non so Bonucci cosa abbia, ma quando non si ferma così in corsa, insomma, non è il massimo, stiramento. Hai sempre qualche giorno di recupero, magari Bonucci meno, ma li avrà. E fra 3 giorni c'è una partita che si chiama Juventus-Barcellona. Io non so con chi andremo in campo, sinceramente, perché c'è Demiral e basta, chi c'è? Cioè, vabbè, questa cosa qua ci penseremo nei prossimi giorni. Quindi dispiace, 2 punti persi questa volta. Quindi Crotone 1-1, 1 punto guadagnato contro Verona, 2 punti persi. Sono 2 punti di vista differenti, ma penso che sia andata così, e dispiace perché la partita è stata anche molto bella, alla fine apprezzabile. Però sono fiducioso da una parte col Barcellona, che si apriranno spazi diversi e le partite di livello poi portano a motivazioni diverse, a concentrazioni diverse. E punto molto sul fatto che possa diventare questa partita assolutamente insomma, buona, non portare a casa un'imbarcata. Poi sarà così, mi rimangio tutto quello che ho detto. Niente, aspetto qui sotto i vostri commenti. Come sempre, forza Juve, buon inizio di settimana prossima. Ciao. Siamo sempre qua, storie in bianco e nero, dove abbiamo solo un ruolo fisso da compagno.